intervistato da Telerama il 15 agosto 2020, Giuliano Di Bernardo, gran maestro del GOI dal 1990 al 1993 e quindi fondatore della Gran Loggia Regolare d'Italia, così si esprime. Andando verso una società totalmente globalizzata, la domanda che dobbiamo porci è: chi governerà questo mondo? Per ragioni che ho spiegato ampiamente nel libro Il futuro di Homo Sapiens, Marsilio Edizioni, 2020, non potrà essere la democrazia. La democrazia rivela tutte le sue debolezze e tutte le sue contraddizioni. La società completamente globalizzata sarà governata da colui che io ho chiamato l'Uno. Ma questo che cosa significa? Significa che i fenomeni che oggi noi stiamo affrontando potranno trovare soluzione soltanto all'interno di una società governata dall'Uno. La pandemia è un ulteriore fattore di accelerazione verso la società globalizzata dell'Uno Dio. Perché la pandemia di cui parliamo oggi non è l'eccezione, ma è la regola. Noi ci dobbiamo aspettare in tempi brevi altre pandemie che metteranno a rischio la sopravvivenza dell'umanità. Allora dobbiamo trovare il modo, che non è quello di evitare le pandemie, ma quello di controllarle. Allora dobbiamo vedere quali forme di governo consentono di controllare le pandemie. Rispetto al futuro da me ipotizzato, che è quello dell'Uno Dio, oggi noi abbiamo una piccola anticipazione nel nostro presente, rappresentata appunto dalla Cina. Per noi osservatori occidentali, quasi sempre distratti, la Cina sta creando condizioni del tutto particolari. Il presidente è stato eletto a vita, il che significa che per tutta la sua vita può dare quella impostazione che lui desidera per la Cina e per tutto il pianeta. Non ha quindi le interruzioni previste dalla democrazia, ma proprio per questo, avendo a disposizione la scienza e la tecnologia, l'intelligenza artificiale e tutto ciò che rappresenta le potenzialità scientifiche, è veramente un Dio che può fare tutto, che ha un potere assoluto. Ecco perché io l'ho chiamato l'Uno Dio. Il professore non afferma che il virus sia stato creato. Ciò non di meno sostiene indirettamente che la sua diffusione, e quella di virus successivi, potrebbe essere di grosso aiuto al progetto mondialista. Stiamo parlando di un virus casualmente sviluppatosi a Wuhan, dove tra il 2014 e il 2015 era stato costruito il primo laboratorio nazionale di biosicurezza di massimo livello L4, del costo di circa 44 milioni di dollari. Partecipanti, lo Stato cinese, lo Stato francese, con denaro e ingegneri da Lione, e gli scienziati americani del Galveston National Laboratory dell'Università del Texas, un istituto finanziato quasi in toto dal Dipartimento della Difesa americano, a cui collaborano alcuni centri di controllo delle malattie e qualche agenzia federale. Anche tralasciando il fatto che nel luglio 2015 la Bill e Melinda Gates Foundation, con interessi nell'industria dei vaccini, aveva depositato un brevetto di coronavirus attenuato attraverso l'istituto Pirbright, che essa finanzia, non possiamo dimenticare che al principio del 2019 il National Microbiology Lab di Winnipeg aveva spedito via nave a Wuhan vari campioni di virus tra cui Ebola, Nipah e coronavirus. E la dottoressa che si era occupata della spedizione aveva giusto lavorato alla modifica del coronavirus con fondi DARPA, agenzia del Pentagono che si occupa di armamenti. Infine, il giornalista Paolo Barnard, nell'Origine del virus, a Chiare Lettere 2021, ha portato la documentazione delle modifiche sul coronavirus in atto a Wuhan e programmi di gain of function, guadagno di funzione, sottolineando l'effettiva presenza di tali modifiche nel virus pandemico e l'improbabilità che proprio queste, non altre, si siano sviluppate per cause naturali. Ce n'è abbastanza per dubitare che i cosiddetti dominatori siano stati semplicemente fortunati. Ma se esiste un piano di dominio e le pandemie ne fanno parte, cosa possiamo fare noi comuni mortali per impedirne la realizzazione? Assodato che la mente può modellare la realtà, la costruzione di un mondo improntato sull'amore e la condivisione dipenderà largamente dal numero di persone risvegliate. E con risvegliate intendo persone capaci di accorgersi che la civiltà in cui viviamo si alimenta col sangue dei più deboli e che più si alimenta e più si affama, così che le sue vittime aumentano costantemente in numero, approssimando il giorno in cui ognuno di noi potrà trovarsi nelle sue fauci. Purtroppo la maggior parte delle persone non soltanto dorme, ma è addirittura morta, perché chiaramente non lo sappia.
Per lo più essa compie le proprie azioni per imitazione, per tradizione familiare o per suggerimento dei media o dei social. Pochi fanno quello che fanno perché lo vogliono. Invero, la domanda su cosa vorrebbero fare molti non saprebbero nemmeno rispondere. Dove e con chi vivere? Quale auto guidare? Quale abito indossare? Che lavoro svolgere? Quale hobby coltivare? Quali idoli adorare? Non dipende quasi mai da una scelta individuale. Le persone sono specchi che riflettono le tendenze imposte dal gruppo, il quale a sua volta è addestrato da pubblicità e modelli sempre più ipnotici. In politica, nella religione, nello sport, prevale il modello del tifo, la fede cieca nella parola di un leader che non viene messa in discussione nemmeno di fronte all'evidenza dei fatti. Un modello difficile da scardinare, che si ripresenta anche quando il leader è un cosiddetto complottista. Così i potenti hanno gioco facile per inventare persino i loro oppositori, complottisti a buon mercato, che mischiano questioni reali a fandoni a belle buone, che con la loro parlantina conquistano una fetta del pubblico e la ridicolizzano, trasformando i loro sostenitori in terrapiattisti. Il danno è fatto. Se il tema virus artificiale fuoriesce dalle stesse bocche che sostengono la teoria della terra piatta, è chiaro che entrambe le questioni debbono stare sullo stesso piano. Così anche chi aveva qualche dubbio se ne allontana e preferisce seguire la scienza, quella con la H, anche quando quest'ultima è solo politica investita di formalismo. Il male non è dappertutto. Se ora volete credere che il complotto è reale, resta da capire chi siano i burattinai e perché si impegnino tanto in un progetto la cui messa in opera richiede tempi ben più lunghi della vita umana. Fatto salvo che non esistono certezze, esistono fratellanze e circoli che eseguono il piano, ma non rivelano in nome di chi. Personalmente consiglio di cercare la risposta in Signori di Volontà e Potere di Daniele Mansuino, edizioni Amenotes 2014. Quanto traspare dal saggio in questione è che il piano mondialista sarebbe stato elaborato da una cerchia di anime antiche, le quali, benché incarnate, non sarebbero vittime della dimenticanza che interviene tra una vita e l'altra, così che sarebbero in grado di lavorare in continuità nel corso dei millenni. Viene in mente il cosiddetto Consiglio dei 13 della tradizione celtica, secondo la quale esisterebbero 13 persone impegnate nel controllo del mondo che camufferebbero le proprie esistenze in vite modeste e conformi alla maggioranza, operando tuttavia nei potenti rituali nel corso di riunioni che avrebbero luogo sul piano astrale. I rituali dei Signori di Volontà e Potere servirebbero al progetto di trasformare l'uomo, o meglio l'umanità, in un nuovo Dio, il quale si occuperebbe in seguito di creare un nuovo universo. Per arrivare a tanto sarebbe necessario raggiungere prima l'omologazione delle menti. Gli uomini tutti sono perciò spinti a pensare allo stesso modo, oppure, ipotizzo io, ad essere vuoti allo stesso modo. Quando tutti saranno uguali a tutti, secondo Mansuino, le anime potranno essere fuse in un'unica entità, e il nuovo Dio appunto capace di realizzare una nuova creazione. Ora io non so se ciò sia davvero possibile, ma ricordo nella mia tegolatura massonica, la quale non ha mai trovato compimento nell'iniziazione, che tali credenze sono davvero diffuse nella maggior parte dei gruppi esoterici attualmente esistenti. E è questo che conta. Che gli uomini al comando credano ed agiscono in funzione di tale obiettivo, sia esso realizzabile o meno. A noi non interessa che imparare a conoscere noi stessi e i nostri veri desideri, ad abbandonare i leader, la legge, ad interrogare i saggi e a spegnere le TV. Dobbiamo tornare ad essere individui e non gocce, indistinguibili nella continuità del mare. Dobbiamo combattere con la nostra individualità il progetto di amalgama e fusione. Nel film Matrix, l'omologazione delle menti è rappresentata dall'agente Smith, che sovrascrive se stesso alle coscienze ospitate dal sistema. Smith potrebbe alla fine diventare abbastanza forte da sostituire l'architetto, Dio. E quest'ultimo in un'altra scena ad avvisarci che tale possibilità potrebbe essere già realizzata in passato. Questa è la sesta Matrix, spiega l'architetto. L'agente Smith in un universo passato può diventare l'architetto in un universo futuro. Così l'universo attuale potrebbe non essere la creazione del Dio originale, quanto piuttosto di un secondo, o terzo, o quarto. Dio nato dalla fusione delle anime esistente in un universo precedente il nostro. Nota del lettore: il piano fisico è esso stesso una matrix rispetto al piano assoluto o piano quantico.
Nessuna volontà umana o sovrumana potrà mai decidere dell'esperienza del singolo. Ognuno di noi vive ciò che è, in ragione del proprio sentire. Col mutare del sentire, muta la sua vita.